pochi Caravaggio ancora in mani private, come tutte le opere d'arte di quel rango, navigano nei fiumi del denaro dei pochissimi che se li possono permettere, si impigliano nel reticolo delle loro passioni private. Ed è per questo che se vogliamo conoscere un quadro chiave della giovinezza di Caravaggio, la Santa Caterina d'Alessandria dipinta per il cardinale Francesco Maria del Monte, dobbiamo seguire le vicende della famiglia Thyssen, una famiglia di industriali dell'acciaio, una famiglia tedesca letteralmente annegata dal denaro, divorata dalla passione del collezionismo. Quando il barone Thyssen si innamora di una bellissima donna spagnola, che era stata anche in Spagna, inizia una storia nuova, una storia che culmina nella creazione di un nuovo museo pubblico europeo, quando lo Stato spagnolo, con una lungimiranza che vorremmo avesse anche la nostra Repubblica italiana, acquista per una cifra che è circa di 340 milioni di euro, ma che corrisponde a una parte molto piccola del valore reale di tutto questo, i quadri, una gran parte dei quadri del barone Thyssen. È stata la storica incapacità del nostro paese di difendere il proprio patrimonio culturale che ha portato questo quadro strepitoso oggi a Madrid, in questo meraviglioso museo che è il museo della Fondazione Thyssen, un quadro che nel 1935 ha lasciato l'Italia nella dissoluzione della collezione Barberini. I Barberini a loro volta l'avevano acquistato dall'eredità del cardinale Francesco Maria del Monte, perché, dice Bellori, fece per il cardinale una Santa Caterina in ginocchioni appoggiata alla ruota. Il cardinale del Monte era un grande devoto di Santa Caterina d'Alessandria e chiede a Caravaggio anche un quadro sacro, un quadro di devozione. Abbiamo visto temi diversissimi finora, remoti dalla condizione cardinalizia di Francesco Maria del Monte, ma ecco che arriva anche Santa Caterina. Certo, questa Santa Caterina ha una presenza fisica davvero molto diversa dalle sante che popolano le pale d'altare delle chiese. Ne sentiamo la palpitante carnalità e ci stupisce molto la composizione, l'invenzione. In fondo abbiamo visto sempre delle mezze figure, abbiamo visto gli dei dell'Olimpo, ma inerpicati su un cornicione. Ora vediamo finalmente un corpo intero, non è proprio una figura in piedi, ma la dimensione della tela non ci parla più di una mezza figura, ma di un intero corpo, anche se Santa Caterina è, come dice Bellori, inginocchiata, in ginocchioni su un meraviglioso cuscino rosso. Accanto la ruota del martirio, a cui si appoggia come ci si appoggerebbe alle pareti di una casa affacciandosi in terrazza una sera d'estate. Che momento rappresenta Caravaggio della storia di Santa Caterina? Non è un momento preciso, la ruota è già rotta, quindi il martirio è già avvenuto, la spada con cui Caterina viene finita attraverso la decapitazione è macchiata di sangue e la santa passa il suo dito sulla lama della spada. Eppure la testa di Caterina è ancora sul suo collo, è di nuovo sul suo collo, è un'aureola, ci fa vedere che ormai tutta questa sofferenza, tutto questo dolore è passato, la palma del martirio in primo piano ci fa capire che è una santa. E allora siamo dopo la resurrezione, eppure tutti gli elementi del martirio sono esposti con un'evidenza drammatica e sentiamo tutta la carnalità di questa donna. Quale momento è? È una contemplazione di una Santa Caterina ormai beata, eppure così presente sulla terra. Possiamo ricordare alcuni quadri della tradizione lombarda che possono aver colpito Caravaggio, possiamo pensare al Cristo con l'angelo di Moretto, a Brescia, questo Cristo che non viene ritratto in nessun momento preciso della passione, ma che è seduto sulle scale del pretorio di Pilato e ci guarda, circondato dai simboli della passione.
figure che escono fuori dalla narrazione, fuori dal tempo, eppure non sono affatto astratte, anzi sono concretissime. La cosa che ci colpisce in questo quadro è il volto di questa donna elegantissima con questo meraviglioso abito. È un volto che noi ritroviamo in altri quadri di questo periodo. Per esempio in un quadro che sta a Detroit, negli Stati Uniti, un quadro che fu dipinto per il banchiere Ottavio Costa, un quadro che rappresenta Marta e Maria, le due sorelle evangeliche, la cui tradizione geografica è così ricca, così complicata, sono rappresentate nel momento in cui Marta, la sorella concreta, ma anche la sorella con la testa a posto, diremmo, sta rimproverando Maddalena, sua sorella vanitosa, dissoluta, una sorella che a causa di una confusione dell'interpretazione dei passi evangelici è stata identificata con la Maddalena prostituta. Sono le sorelle di Lazzaro, sono le amiche di Gesù a Betania, eppure quella Maddalena viene identificata anche con la Maddalena prostituta. Una Maddalena raffigurata da Caravaggio come una cortigiana dei suoi tempi, forse addirittura una cortigiana incinta perché il ventre è prominente, il grande specchio a cui si appoggia fa parte della tradizione iconografica dei ritratti delle cortigiane del Cinquecento veneziano, insomma, molti famosi precedenti tizianeschi. Per un caso del tutto singolare, più unico che raro, non solo possiamo, come ci è capitato altre volte, identificare la stessa persona in due quadri, ma ne conosciamo con sicurezza anche l'identità anagrafica. Infatti, questo volto torna in un terzo quadro, che è un ritratto, e che purtroppo è andato distrutto durante i bombardamenti di Berlino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un quadro che stava nella collezione di Vincenzo Giustiniani e che viene inventariato come il ritratto di Fillide di mano del Caravaggio. Il volto è lo stesso e lì c'è un nome. Santa Caterina è Fillide, Maddalena di Detroit è Fillide, la stessa Fillide storica di cui abbiamo un ritratto. Chi è Fillide? E qui abbiamo un'ulteriore sorpresa, perché gli archivi romani sono stati generosi di documenti su Fillide Melandroni, una cortigiana, una prostituta senese che ha una vita borderline, gettata nello scandalo della prostituzione da strada in certe fasi della sua vita, quando viene iniziata al meretricio da Anna Bianchini, che non con la stessa certezza ma con buone probabilità è la modella della Maddalena pentita, e fino a che poi invece riesce a frequentare giri più esclusivi, a diventare quella che oggi cinicamente si definirebbe una escort di lusso. Sappiamo che viene fermata una notte mentre si reca dal cardinale Benedetto Giustiniani, dal fratello di Vincenzo Giustiniani. C'è una ragnatela di rapporti. Fillide è donna di Caravaggio, è donna del cardinale Benedetto Giustiniani, è donna di Ranuccio Tomasoni, che è in qualche modo un protettore per Fillide e che poi verrà ucciso da Caravaggio. Fillide ha un ritratto, che è quello poi Giustiniani e quello distrutto a Berlino, che lascia in testamento, ricordandone l'autografia caravaggesca, lo lascia al suo ultimo amante, a Giulio Strozzi, membro della famosa famiglia fiorentina, librettista di Monteverdi. La Roma che noi intuiamo in questi quadri, grazie all'incrocio fra i volti e i documenti, riprende vita, facendoci capire quanto siano labili le separazioni, le differenze fra mondi che immagineremmo lontanissimi. La Santa Caterina del Cardinal del Monte è una prostituta che frequentava il cardinale Benedetto Giustiniani. Giustiniani ne hanno un ritratto e Caravaggio in Maddalena la ritrae per quello che era, una prostituta. La vera natura di Caravaggio è uno specchio che ritrae la realtà molto più di quanto i suoi contemporanei non potessero sospettare. Ed eccola ancora una volta, l'ultima volta, Fillide, nella più straordinaria delle sue interpretazioni, nelle vesti di Giuditta.
Siamo tornati a Roma, siamo in Palazzo Barberini, nel grande scrigno dei capolavori del barocco romano, il palazzo della famiglia di Urbano VIII. Ma questo quadro arriva qua molto più tardi, questo quadro è arrivato su questa parete soltanto nel 1971, quando lo Stato lo acquista, una scelta straordinariamente intelligente, impensabile in tempi come questi purtroppo. L'opera era stata scoperta 20 anni prima presso l'acquirente che a metà dell'Ottocento l'aveva comprato dagli eredi della famiglia Costa. Giovanni Baglione aveva scritto colorì per i signori Costi una Giuditta che taglia il capo ad Oloferne, e in effetti sul retro di questa tela ci sono ancora leggibili le lettere COC, Conte Ottavio Costa. Non abbiamo quindi nessun dubbio sulla storia materiale e sulla provenienza di questo quadro, che oggi sta appunto su una parete di Palazzo Barberini. Anzi, sta su questa parete quando non è in giro per il mondo come un commesso viaggiatore. I segni sulla parete ci mostrano quante volte viene smontato e rimontato in questa ossessione di far muovere i Caravaggio per il mondo invece di portare qua, a Roma, di fronte ai quadri, i cittadini che nel mondo hanno desiderio di Caravaggio. Quest'opera va datata per ragioni stilistiche intorno al 1599. È un punto di svolta di straordinaria importanza. Se ci pensate, è il primo quadro di Caravaggio, tra tutti quelli che abbiamo visto finora, in cui accada qualcosa. Finora abbiamo visto delle figure in posa, delle figure ferme. L'azione era nella nostra mente, era nel rapporto fra la figura e chi la guarda. Qua invece c'è un'azione. E che azione? C'è un'azione straordinariamente violenta. Caravaggio o i suoi committenti facciano questa scelta. Perché la storia di Giuditta? Si è suggerito, con una certa verosimiglianza, se non altro di suggestione, che questo abbia a che fare con la storia di Beatrice Cenci. Beatrice Cenci è una giovanissima aristocratica romana che, dopo essere stata picchiata, reclusa, forse violentata dal padre, un aristocratico romano in disgrazia e completamente fuori da ogni binario, decide di ucciderlo. C'è un complotto, c'è questa storia a tinte foschissime che si risolve nell'eliminazione di questo terribile personaggio. Il processo a Beatrice Cenci appassiona i romani e finisce tragicamente con l'esecuzione della ragazza che viene decapitata di fronte a Castel Sant'Angelo nel settembre del 1599, proprio nel momento in cui, secondo la cronologia più verosimile dello stile, Caravaggio dipinge questo quadro. È un parallelismo che non bisogna portare troppo avanti, perché purtroppo le esecuzioni capitali sono molto frequenti in questo momento. Certamente ci dobbiamo chiedere perché, dovendo scegliere un'azione, Caravaggio scelga questa. La domanda diventa più urgente quando si apprende che nello stesso momento Caravaggio dipinge un quadro del tutto simile. È la storia di un Davide. I due eroi dell'Antico Testamento, i due paladini del popolo eletto, che con un'azione violenta che culmina in una decapitazione hanno una così grande fortuna iconografica lungo tutto il Rinascimento. Il Davide che ha tagliato la testa di Golia e che la sta legando con un legaccio per portarla all'accampamento è un quadro che si conserva al Museo del Prado, che non ha storia, riemerge in un inventario del Buon Retiro in Spagna alla fine del Settecento, e non sappiamo per chi Caravaggio l'abbia dipinto. Probabilmente a Roma, anche se verosimilmente ha una storia spagnola molto antica. Quella figura è compressa in una tela, se si alzasse in piedi la bucherebbe. È un quadro straordinariamente forte in cui vediamo come Caravaggio, che ancora non ha dipinto una figura intera in azione, comincia a prendere le misure, comincia a familiarizzarsi con questa azione. E le mani meravigliose del Davide che stringono i legacci con cui la testa del colosso decapitato sarà portata in trionfo sono tra le mani più febbrili, più suggestive, più forti dell'intera opera di Caravaggio.
decapitazione di Oloferne è un quadro che è entrato fortissimamente nell'immaginario moderno. In realtà Caravaggio illustra, dipinge nella maniera più aderente ciò che racconta la Bibbia, proprio nel libro di Giuditta. La città di Betulia è assediata dall'esercito assiro e Giuditta, ebrea giovane e bellissima, a cui Caravaggio presta il volto della sua Fillide, decide di sedurre il generale Oloferne, il generale degli Assiri. Si fa portare nella sua tenda e quel drappo rosso che fa per la prima volta la sua comparsa in questo quadro e che poi però non ci abbandonerà più, diventerà un segno dell'immaginario caravaggesco, qua ha un significato preciso. Siamo dentro la tenda, alle spalle di Giuditta e della sua vecchia nutrice, intravediamo nella parte più scura del quadro ancora la continuità di una parete di stoffa rossa. Siamo dentro il padiglione della tenda del generale Assiro. Giuditta lo fa bere, lo fa ubriacare. La Bibbia dice che alla fine Oloferne si getta sul divano ubriaco fradicio. Aspetta di ricevere Giuditta sul divano per unirsi a lei e invece Giuditta tira fuori la spada, lo afferra per i capelli e gli recide la testa. La darà tra un attimo all'ancella, alla nutrice, che porge in avanti questo grembo di stoffa per nascondere la testa, portarla fuori dalla tenda e quindi portarla oltre le linee nemiche fino nella città assediata. C'è in questo quadro una forza che fin qua non avevamo conosciuto in Caravaggio. Senza Giuditta e senza tutto quello che sgorga da Giuditta, Caravaggio nel nostro immaginario avrebbe un altro aspetto, avrebbe un'altra temperatura. Sembrano lontanissime le dolcezze del riposo nella fuga in Egitto, le astrazioni un po' morbose dei giovani con la frutta. Qui c'è davvero qualcosa che potremmo definire ormai compiutamente barocco. Quando Giovan Battista Marino, il più grande poeta del Seicento italiano, scriverà che spesso l'orrore va col diletto, e anche un tragico caso è un caro oggetto, cioè che ci si può compiacere, come noi ben sappiamo, grazie al cinema, anche di soggetti orrendi. Ecco, tutto questo, questa estetica barocca che del brutto, dell'orrore, dell'estremo fa una fonte straordinaria di diletto, sembra affondare le radici in un quadro come questo. Giuditta è bellissima, ha questo seno gonfio, prorompente, ha uno sguardo appena velato di orrore per quello che lei sta compiendo, ma questo non le impedisce di essere bellissima, elegantissima, ha queste perle a goccia, queste perle barocche, come poi si chiameranno. L'ancella è il contrapposto ideale al volto di Giuditta. Questa bruttezza così caricata risale probabilmente alla tradizione leonardesca, alle teste di vecchio, alle caricature, agli studi di immaginazione di Leonardo e d'altra parte alla tradizione veneziana che Caravaggio ben conosceva. Abbiamo detto Caravaggio nuovo Giorgione, secondo quello che dice Federico Zuccari entrando nella Cappella Contarelli. Ebbene, la vecchia sembra una cugina, una sorella della vecchia di Giorgione, e questo contrapposto fortissimo fra la donna nel fiore degli anni e la donna alla fine della sua vita è una sorta di concetto tipicamente barocco. Questo però, tutto questo indugiare sui dettagli, non impedisce a Caravaggio di esprimere una concitazione che fin qui non gli conoscevamo. Giuditta ha afferrato la testa di Oloferne, sta affondando la lama, esce un fiotto di sangue che bagna il lenzuolo e quest'idea del sangue che sgorga copioso dalle ferite diventerà come un marchio di fabbrica del caravaggismo di tutta Europa. È qui che attingeranno i seguaci di Caravaggio per costruire il loro repertorio morboso. E il punto forse più inquietante di tutto il quadro è il colloquio di sguardi che c'è fra Oloferne e Giuditta. Oloferne non è ancora morto. È ancora vivo, sta urlando. Il silenzio dei quadri di Caravaggio del primo tempo è qui lacerato da un grido. La bocca aperta, vediamo i denti, vediamo la lingua, emette un suono. Qui Caravaggio gioca con i nostri sensi, noi vediamo ma sentiamo anche questo grido strozzato
avviene, viene emesso mentre gli occhi increduli si piantano negli occhi di Giuditta, che non distoglie lo sguardo. E in questa idea di bloccare un attimo, l'attimo supremo di un'azione, c'è davvero il meccanismo narrativo fondamentale di tutto quello che conosceremo come il barocco. L'Apollo e Daphne di Bernini, con la Daphne che grida mentre si trasforma in alloro, sarebbe impensabile senza la Giuditta di Caravaggio. Giuditta, Davide, dopo questo momento Caravaggio non sarà più lo stesso. All'altare sarà un quadro nel quale sia dipinta la figura di San Matteo in sedia con un libro o un volume, come meglio parerà, nel quale si mostri o di scrivere o di voler scrivere il Vangelo, e accanto a lui l'angelo in piedi, maggiore del naturale, in atto che paia di ragionare, in altra attitudine, a proposito per questo effetto. Al lato destro dell'altare, alla banda del Vangelo, si faccia un quadro nel quale sia medesimamente dipinto San Matteo dentro un magazzino, ovvero un salone, ad uso di gabella, con diverse robe che convengono a tale ufficio, con un banco, come usano i gabellieri, con libri e danaro in atto di aver riscosso qualche somma o come meglio parerà, dal qual banco San Matteo, vestito secondo che parrà convenirsi a quell'arte, si levi, con desiderio, per venire a Nostro Signore, che passando lungo la strada con i suoi discepoli lo chiama all'apostolato. È nell'atto di San Matteo si ha da dimostrare l'artificio del pittore, come anche nel resto. Al lato sinistro, cioè dell'epistola, si ha un altro quadro, quasi in forma di tempio, e nella parte di sopra un altare in isola, elevato con 3, 4, 5 o più o meno gradini, dove sia San Matteo celebrando la messa, vestito in quel modo che poi si darà da intendere e sia ammazzato da una mano di soldati. E si crede che sarà più secondo l'arte farlo nell'atto dell'ammazzare, perciò che abbia ricevuto qualche ferita e già sia cascato in atto di cadere, ma non ancora morto. E nel detto tempio sia moltitudine d'uomini e donne, giovani, vecchi, putti e d'ogni sorte, in orazione per la maggior parte, e secondo le qualità loro e nobiltà vestiti, e sopra banchi e tappeti e altri apparati, e per lo più spaventati dal caso, mostrando in altri sdegno, in altri compassione. Quello che abbiamo appena sentito è il testo del programma iconografico che fu redatto per decorare la cappella di fronte alla quale ci troviamo. Siamo a Roma, a San Luigi dei Francesi. Anni prima che nascesse Caravaggio, nel 1565, Mathieu Cointrel, che era un cardinale molto importante che aveva contribuito con le sue grandi ricchezze alla ricostruzione di questa chiesa, stabilisce di abbellire questa cappella che si compra. Morirà nel 1585 senza in realtà aver ottenuto nulla nella decorazione della cappella stessa. Ma quello che abbiamo letto è un testo che è probabilmente riconducibile al cardinale stesso e che fu redatto pensando a Girolamo Muziano, l'artista a cui il cardinale si voleva rivolgere, un artista lombardo come Caravaggio, ma profondamente romanizzato nello stile, che alla fine non lavorerà in questa cappella, ma utilizzerà molti disegni, molte idee e anche, come emerso di recente, la pala d'altare che aveva dipinto per questa cappella per un altro luogo di culto all'Araceli, non lontano da qui, in cima al Colle Capitolino, una cappella della famiglia Mattei. San Matteo funzionava per entrambi, Mathieu Cointrel, Matteo Contarelli, la famiglia Mattei.
La decorazione di questa cappella non decolla, si susseguono gli esecutori testamentari, gli eredi, i gestori di questa ingente eredità. Alla fine c'è una svolta che porterà Caravaggio qua. È il 1597, quando, infastidito da questa troppo lunga storia inconcludente, il Papa decide di attribuire alla Reverenda Fabbrica di San Pietro il controllo del cantiere e il controllo del denaro. E nella Reverenda Fabbrica di San Pietro siede il Cardinale Francesco Maria del Monte. È questa la porta attraverso la quale il giovane Caravaggio riesce ad ottenere l'incarico che lo svela al mondo. È il luogo dove per la prima volta Michelangelo Merisi esce in pubblico. È la sua grande occasione, è la sua consacrazione di pittore pubblico, di pittore di pale d'altare, di pittore di quadri d'altare. È anche un punto che rimarrà per sempre fermo nella storia dell'arte come uno spartiacque fra un prima e un dopo. In un primo momento a Caravaggio viene assegnata la commissione soltanto dei due quadri laterali. Quando egli firma il contratto è luglio del 1599. In un anno la vocazione e il martirio di San Matteo saranno finiti. È il luglio del 1600, dell'anno giubilare, quando tutta Roma può vedere questi strepitosi, nuovissimi quadri. La vocazione di Matteo è il quadro che probabilmente Caravaggio porta a termine per primo, anche se tutto lascia credere che gli abbia iniziato dal martirio, poi l'abbia abbandonato per le difficoltà che vedremo e quindi si sia dedicato interamente alla vocazione. Matteo Contarelli sapeva di non essere un uomo onesto. Alla sua morte Papa Sisto V dispose un'indagine sull'enorme quantità di quattrini che lasciava e accertò che aveva gestito la dataria apostolica, uno dei ministeri della corte di Roma, in modo molto disinvolto, come continua a capitare in questo paese. Matteo sapeva che poteva sperare, se non nel perdono degli uomini, nel perdono di Dio, enfatizzando la figura del suo santo patrono. Matteo, l'apostolo e l'evangelista, ma prima ancora un pubblicano, un esattore delle tasse, uno che aveva rischiato di perdersi per l'amore del denaro, proprio come lui, proprio come Matteo Contarelli. La vocazione è il punto fondamentale di questa storia, dove Matteo, il pubblicano, l'esattore delle tasse e l'esattore delle tasse per una forza d'occupazione, i Romani, così il Vangelo ce lo presenta, si converte istantaneamente e decide di seguire Gesù. Il testo evangelico è estremamente sobrio. Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Come costruisce questa scena Caravaggio? Era la prima volta che si trovava a fare un quadro di storia animato, gremito da più persone. Lui, che fino a quel momento era stato un pittore di mezze figure, o al massimo di una o due figure, qua deve gestire uno spazio immenso. Ebbene, egli rimane fedele a se stesso. In fondo è come se prendesse i bari e li collocasse nella metà di questo grande quadro da chiesa. Qua Caravaggio coglie l'occasione del fatto che, come aveva chiesto il cardinale Contarelli nel programma che abbiamo letto, ci doveva essere il banco delle imposte. Il banco delle imposte Caravaggio lo immagina come un banco intorno a cui si giochi, anche se in realtà di gioco non c'è traccia. Gli abiti sono abiti contemporanei, proprio come quelli dei bari. E la disposizione intorno al tavolo ci ricorda moltissimo l'invenzione dei bari, come se Caravaggio concepisse il quadro sacro in realtà come un quadro di genere, semplicemente dipingendo in modo anche un po' confuso le gambe sotto il tavolo, che nei bari invece non si vedono.
Un quadro di mezze figure diventa un quadro di storie. Il resto del quadro è un grande vuoto. E in questo Caravaggio è davvero temerario, straordinariamente coraggioso. Che cosa vediamo? Vediamo lo studio di Caravaggio. Questa grande finestra, da cui non entra luce, è la finestra del suo studio. Dobbiamo immaginarci che la porta di ingresso sia rimasta aperta, che questa porta sia a livello stradale, mentre invece lo studio sia un po' un seminterrato, e che la luce del giorno, della strada, entri da questa porta rimasta socchiusa. Le sedie, il tavolo, gli sgabelli, gli abiti sono quelli che Caravaggio impone ai suoi modelli, sono quelli che Caravaggio trova nel suo studio. Una scena chiave del Vangelo prende forma nello studio dell'artista. Accanto agli uomini in costume seicentesco, la figura del Cristo, che è invece in abito apostolico. Le radiografie hanno dimostrato che Caravaggio in un primo tempo ha dipinto il Cristo da solo. Solo in un secondo momento ha aggiunto la figura di San Pietro, che quasi lo copre. Si è molto elucubrato sul motivo per cui arriva San Pietro, perché si vuole enfatizzare il ruolo di mediazione della Chiesa, si è detto. Io credo che non ci sia bisogno di sovrainterpretare ogni dettaglio dei quadri di Caravaggio. Credo molto più semplicemente che Caravaggio ancora non si fosse cimentato con una figura umana intera vista frontalmente. Dipinge Gesù e poi lo nasconde con questo fagotto che è San Pietro visto da dietro. Caravaggio mostra almeno quanto cela, affonda le sue figure nel buio e le fa emergere solo quanto basta. La temperatura morale del quadro è altrettanto forte, forte quanto l'idea compositiva così rivoluzionaria. Chi è San Matteo? Gli storici dell'arte se lo sono chiesto molto negli ultimi anni, ma credo che non ci siano ragioni per dubitare di ciò che nel Seicento i testimoni più accreditati dicevano che è anche ciò che suggerisce il buon senso. Matteo è il più autorevole del gruppo, è quello con la lunga barba, che peraltro ritroviamo nella rappresentazione del suo martirio e poi vedremo anche sulla pala d'altare. È vestito come un gentiluomo del tempo di Caravaggio, ha un elegante berretto con una placchetta che lo adorna e Caravaggio mostra il momento, l'attimo, la frazione di secondo in cui la vita di Matteo cambia, perché egli ha una mano sul tavolo. Questa mano sta battendo sul tavolo, letteralmente sta battendo cassa e sta imponendo al giovine, con una faccia disperata, di pagare fino in fondo il suo tributo. Questo ragazzo sta assistendo alla conta dei soldi che deve alle tasse, con una mano sta nascondendo una borsa di denaro, spera di poter uscire di lì non del tutto spennato dall'agenzia delle entrate. E c'è un contabile con gli occhialini che prova a verificare che tutto vada bene. In quel preciso istante è entrato qualcuno. È entrato Gesù, che ha detto una sola parola: seguimi. Matteo non ha ancora fatto in tempo a alzare la mano dal banco delle imposte, che punta verso se stesso il dito indice e dice qualcosa come: io? Ce l'hai con me? Vuoi proprio me? Cosa c'entri tu con me? Matteo è diviso, con una mano è sul tavolo, con l'altra si indica. Si è pensato che il dito in realtà indichi il giovane e che quello possa essere San Matteo, sarebbe una lettura romantica, molto novecentesca, ma in realtà se il dito indicasse davvero quel ragazzo intercetterebbe il fascio della luce, invece l'indice non è illuminato. Si accorgono di Gesù invece i due giovani con la spada che fanno un po' da guardia al banco delle imposte e fissano, spaventati e stupiti, questi intrusi. Cosa succederà? Matteo si alzerà e seguirà Gesù, ma Caravaggio blocca un'immagine. Ci viene quasi da immaginare che in quel fascio di luce ci sia la polvere che si muove. Tutto il resto è silenzio. Gesù ha già detto seguimi, Matteo fra un secondo si alzerà, cambierà la sua vita, però Caravaggio sceglie di mostrarci l'attimo, la frazione di secondo in cui tutto questo è sospeso, come a dire, anche la vostra vita può cambiare se cogliete quell'attimo, se cogliete quel preciso istante. Proprio l'oscurità e il contrasto fra l'oscurità di questo basso caravaggesco e la luce
che è una luce naturale, ma naturalmente non si può che interpretare anche come la luce della grazia, diventa un tema che i più avvertiti lettori, i testimoni contemporanei valorizzano nelle loro interpretazioni. Marzio Milesi, amico di Caravaggio e giurista, scrive: «Già veggo il mio Cristo che a chiamare i pubblicani venne, i peccatori, come al primo apparir sgombra e rischiara la mente di Matteo». Non è solo la sala, è la mente di Matteo che è oscura, che è ingorda e cieca, continua Milesi, che si stava al mondo in duri lacci avvolta. Matteo è l'oscurità. E quindi il contrasto. Gesù che risplende in guisa tale che a rimirarlo attrae gli occhi e le menti dei riguardanti e par beati renda dei mortali gli spiriti. In fondo, un amico di Caravaggio, un testimone contemporaneo, non leggeva in modo molto diverso da quello che ci viene istintivo oggi il contrasto fra la luce e l'ombra nella vocazione di Matteo. Per narrare la vita di Matteo, oltre la sua vocazione, bisognava uscire dai Vangeli tradizionali e attingere a tutta la tradizione che parla del proseguo della vita dell'Apostolo fino al suo martirio. L'aveva fatto nei primi anni romani di Caravaggio proprio il Cavalier d'Arpino, questo mentore ma anche sfruttatore, amico nemico di Caravaggio. La volta della cappella è proprio dipinta da fresco da lui tra il 1591 e il 1593. A Caravaggio invece tocca di rappresentare la fine tragica e gloriosa insieme della vita di Matteo, quando con la sua predicazione ha contristato il re dell'Etiopia e questi lo fa uccidere in una sorta di grande assassinio nella cattedrale durante una funzione. Caravaggio lo ambienta al suo tempo, anche se con una singolare ibridazione con il costume della prima età apostolica. Sappiamo dalle radiografie e anche dalle fonti che Caravaggio non riuscì subito a trovare la chiave compositiva per questo quadro. Dice Bellori: lo ha rifatto due volte, eppure i moti non sono sufficienti alla storia. Che cosa vuol dire? Caravaggio fino a quel momento non aveva mai dipinto un grande quadro affollato in cui succedesse qualcosa di concitato, un'azione violenta. Deve trovare la sua misura. La Giuditta era stato un gradino di avvicinamento, ma ora ci sono molti più personaggi in campo. Parte con delle piccole figure, figure terzine ambientate in una grande architettura e poi per fortuna si ricrede. La sua forza è la figura umana monumentale, egli compone con i corpi. E anche qui fa esattamente questo. Cosa si immagina? Che mentre Matteo sta battezzando e vediamo i catecumeni nudi, che sono in realtà modelli nudi, ritratti come Caravaggio li aveva nello studio, questo in primo piano è impressionante, ha una copertaccia di lana che gli copre le terga, e sono proprio le coperte, i panni che Caravaggio teneva per i suoi modelli nello studio. In primo piano c'è un grande vuoto, noi ci affacciamo su un abisso, è un'idea geniale, della vasca, la vasca in cui vengono battezzati, in cui saranno battezzati i catecumeni, lì sotto c'è l'acqua, quei gradini a cui si appoggia l'altro catecumeno finiscono nell'acqua. Tra questi battezzandi c'è un imbucato tragico, drammatico, che è il sicario, che si alza dal gruppo di coloro che devono ricevere il battesimo, tira fuori una spada e colpisce Matteo. Secondo le indicazioni del cardinale Contarelli, che ormai era stramorto, Caravaggio lo dipinge mentre ha già ricevuto un colpo di spada, il sangue sta fluendo sul camice, macchia la pianeta, Matteo è vestito come un prete dei giorni di Caravaggio, è un fatto di cronaca nera in una chiesa di Roma, dirà Roberto Longhi. Sta per morire, il chierichetto fugge con quell'indimenticabile bocca aperta, è un grido che riprende quello della Medusa, che riprende quello del ragazzo morso da un ramarro. L'unico elemento paradisiaco, metafisico, è quest'angioletto. In Caravaggio non troviamo molte nuvole con angeli, è uno dei rarissimi casi in cui appare quell'armamentario che poi sarà consueto nel barocco. Ma questo angelo è terribilmente concreto, materiale, gli passa la palma del martirio come si passa la staffetta in una corsa campestre, sforzandosi di affacciarsi dalle nuvole. In fondo vediamo l'altare, che è un altare di una chiesa di Roma, con i candelieri accesi, e poi c'è il gruppo degli astanti, che sono dei vigliacchi.
C'è un modo quasi di disprezzo con cui Caravaggio rappresenta queste persone eleganti, ben vestite, con i capelli piumati, tutti in abiti non dell'epoca di San Matteo, ma dell'epoca di Caravaggio. Non reagiscono, non intervengono, non difendono Matteo. La folla è inaffidabile, è grigia, è vigliacca. E in fondo, fra tutti questi vigliacchi, c'è Caravaggio stesso, che certamente non si celebra e che si autoritrae nel più bello, forse fra i suoi tanti autoritratti, sta guardando con profondo umano compatimento questa scena di omicidio. Quante ne ha viste, a quante ha partecipato. C'è una profonda esperienza in questo quadro. Il martirio di San Matteo, così doloroso, così violento, così difficile da comporre per Caravaggio, sarà un punto di svolta per la pittura del Seicento. La storia sacra è diventata cronaca nera grazie a Caravaggio. Mai un martirio era stato così credibile, così vicino, così terribile. L'intuizione del Cardinal del Monte ha fatto centro. Caravaggio è diventato un pittore pubblico. Lo capisce forse prima di tutti, insieme agli artisti, Monsignor Tiberio Cerasi, il tesoriere del Papa. Caravaggio ha consegnato i laterali della Contarelli da 2 mesi, quando il 24 settembre dell'anno santo del 1600 firma un contratto per l'appunto con Cerasi per 2 laterali, il modello è quello della Contarelli, 2 quadri che devono stare dalle 2 parti della sua cappella funebre, qui in Santa Maria del Popolo, la grande basilica agostiniana, una delle chiese più importanti di Roma. Il contratto prevede che Caravaggio riceverà 400 scudi, esattamente quanti ne aveva ricevuti per la Contarelli, a riprova del legame strettissimo che c'è fra queste 2 cappelle, e, cosa commovente, nel contratto Michelangelo Merisi viene definito egregius in urbe pictor, pittore famoso, il più famoso pittore di Roma. C'è stato veramente un salto, l'artista che lavorava senza recapito né provvedimento per se stesso o per il mercato, per i mercanti di quadri nella zona di Campo Marzio, l'artista dei quadri privati del Cardinal del Monte e infine un artista che diventa pubblico, che diventa ricercato, ambito, rincorso. È interessante soffermarsi sul fatto che Tiberio è un alto funzionario della Curia, ma non è un cardinale, non è il membro di una grande famiglia aristocratica, è un figlio di un medico. Tiberio, uomo nuovo, capisce la novità della pittura di Caravaggio e per un certo periodo la fortuna del nostro pittore sarà legata a questi ceti intermedi che sanno cogliere l'esplosiva carica di rivoluzione che sta nella pittura di Caravaggio. Monsignor Tiberio Cerasi da allora dorme per sempre in compagnia dei 2 più bei quadri di Caravaggio. Andiamo a vederli. Tiberio Cerasi seppe colpire la fantasia dei suoi contemporanei con quest'idea di far lavorare Caravaggio nella sua cappella. L'aspettativa era fortissima e rimane a testimoniarlo un avviso di Roma. Oggi diremmo un lancio d'agenzia, una notizia di giornale. Lo scrive un ignoto menante, un giornalista, potremmo dire, dell'epoca, il 2 giugno del 1601, cioè a metà del lavoro di Caravaggio, che firma il contratto nel settembre del 1600 e consegna le opere nel novembre del 1601. È il giugno del 1601 quando in questo avviso di Roma leggiamo: «Agli giorni passati si inaugurò la non men vaga che bella galleria dell'illustrissimo Cardinal Farnese dipinta dal Carracci bolognese, qual è riuscita talmente che l'illustrissimo signor Cardinal Aldobrandino ha voluto un quadretto da detto pittore, un Cristo e San Pietro, e gli ha donato una catena d'oro di 200 scudi e una grossa medaglia di Nostro Signore per essere stata giudicata pittura mirabile». E continua
l'estensore di questo avviso, onde ora si scorge che Roma fiorisce nella pittura, non meno che abbia fatto a tempi addietro, attendendosi ora a finire la sala del Campidoglio del cavalier Giuseppe, ed era Giuseppe Cesari, Annibale Carracci, uno dei due grandi riformatori, Giuseppe Cesari, il tradizionalista più affermato, l'usato sicuro, il lungo corso della tradizione. E poi li due quadri che fa il Caravaggio per la cappella del già Monsignor Ceraseo Tesauriero, il quadro principale in essa cappella di detto Carraccio, essendo insomma quei tre quadri di tutta eccellenza e bellezza. E già, perché qua Tiberio aveva avuto l'intelligenza strepitosa di far lavorare accanto ai laterali di Caravaggio Annibale Carracci per la pala d'altare. Il confronto fra i due artisti è illuminante. Sull'altare Annibale Carracci dipinge un'Assunzione della Vergine. La Madonna sta spiccando il volo dal suo sarcofago, è attorniata dagli apostoli. Questi corpi sono corpi che dialogano con la tradizione più alta del Rinascimento. L'Assunta dei Frari di Tiziano si unisce a Raffaello della Trasfigurazione. Annibale prende la tradizione, la immerge di nuovo nel sole di Roma e nella tradizione classica e tira fuori una pittura nello stesso tempo antica, classica ma modernissima. Erano veramente decenni che non si vedevano i corpi veri, vivi. La Madonna esce come da una rampa di lancio, sembra una palla di cannone pronta a uscire nel nostro spazio reale. E sulla volta della cappella è lo stesso Annibale Carracci con i suoi allievi a dipingere degli affreschi. La Vergine è arrivata in cielo e viene incoronata dal Figlio. Questo è Annibale, è un pezzo della Galleria Farnese che arriva direttamente nella Cappella del Tesoriere Cerasi. Ai lati, questi due quadri. Cosa sappiamo di questi quadri? Giovanni Baglione, il biografo di Caravaggio, ce ne racconta la storia. Nella Madonna del Popolo, a mano dritta dell'altar maggiore, dentro la cappella dei signori Cerasi, sui lati del muro, sono di mano di Caravaggio la crocifissione di San Pietro e di rincontro la conversione di San Paolo. Cerasi sceglie i due apostoli, i due principi degli apostoli su cui si fonda il potere dei papi. Lui era il tesoriere del papa, in fondo parla della legittimazione del suo datore di lavoro. Questi due quadri prima furono lavorati da lui, da Caravaggio, in un'altra maniera, ma perché non piacquero al padrone se li prese il cardinal Sannesio. Lo stesso Caravaggio vi fece quelli che ora si vedono, a olio dipinti, perché egli non operava in altra maniera e, per dir così, la fortuna con la fama il portava. C'è tutta l'invidia di Baglione. Nonostante che Caravaggio si rifiuti di usare l'affresco, metta delle tele nei laterali della cappella, una cosa nuova, inaudita, aveva cominciato nella Contarelli, continua nella Cerasi, la fama e la fortuna lo portano sulle bocche di tutti. È un'operazione di successo, ma Baglione non rinuncia a dirci che qualcosa anche stavolta andò storto. Esistevano due versioni precedenti che furono rifiutate. Perché? Perché al padrone non piacquero. Si potrebbe discutere se questo sia vero o non sia vero, ma sta di fatto che nell'inventario dei Sannesi, un inventario del 1644, si trovano davvero censite due tavole di Caravaggio
che rappresentano proprio la conversione di San Paolo e la crocifissione di Pietro. C'è un particolare che toglie ogni dubbio. Il contratto di Monsignor Cerasi dice che questi due quadri sarebbero stati dipinti in cipresso, un materiale molto insolito per una pala d'altare. Già Cesare Brandi aveva suggerito che questa scelta dipendesse dall'umidità che c'era in questa cappella. Il cipresso, un legno molto resinoso, evitava la risalita dell'umidità. Queste due tavole hanno una storia molto singolare, perché presto, alla morte del Sannesi del 1644, vengono comprate da un collezionista spagnolo, dall'almirante di Castiglia, che se le porta in Spagna, e poi da Madrid rientrano in Italia, a Genova. E poi oggi una di queste due tavole noi la conserviamo ancora a Roma, nella collezione dei Principi Odescalchi. Innanzitutto sappiamo che c'è ancora un Caravaggio da trovare, la crocifissione di San Pietro, prima versione su una tavola di cipresso, non l'abbiamo ancora trovata, e quando verrà fuori sarà probabilmente davvero la scoperta del secolo per quanto riguarda la storia dell'arte. Abbiamo invece la prima versione della conversione di Paolo ed è una grande tavola di legno di cipresso, non c'è alcun dubbio dunque che si tratti di quel quadro. Perché fu rifiutata? Naturalmente su questo punto ci sono moltissime ipotesi, alcune riguardano l'iconografia della conversione di Paolo. Gli Atti degli Apostoli ci dicono che mentre San Paolo, Saulo ancora, ebreo e persecutore dei cristiani, andava verso Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Questo momento, passato in proverbio anche nel linguaggio in comune, questa conversione sulla via di Damasco, secondo il racconto degli Atti, si svolge con la manifestazione di una luce e di una voce. Nella prima versione, invece, Caravaggio rappresenta anche il corpo del Cristo. La figura del Cristo piove, trattenuta da un bellissimo angelo, spaventando il cavallo, essendo quasi minacciata da uno dei compagni d'armi di Saulo, quasi ad investire la figura di Saulo, che a terra, accecato, si nasconde gli occhi con le mani, mentre sullo sfondo vediamo uno dei più bei paesaggi del primo tempo di Caravaggio. Si è molto discusso se questo quadro dovesse essere datato a una fase precedente, ma il fatto che si tratti di una tavola di cipresso, l'incastro con i documenti, toglie ogni dubbio. Caravaggio l'ha dipinta fra 1600 e 1601, il che ci fa capire che è molto pericoloso costruire una cronologia caravaggesca pensando che il pittore non torni mai indietro su soluzioni che ha sperimentato in una certa fase. Caravaggio, come tutti noi, progredisce, ma torna anche indietro a ripensare alle proprie idee. Ebbene, questo quadro viene rifiutato per ragioni teologiche, perché non si voleva la figura del Cristo. Sembra molto difficile, perché la nostra tradizione iconografica ha moltissime conversioni di Paolo con la figura del Cristo e moltissime conversioni di Paolo senza la figura del Cristo. Probabilmente il motivo è un motivo diverso, e cioè il fatto che se noi vediamo come è costruita la tavola di cipresso oggi dei Principi Odescalchi, vediamo che il Cristo piove alla destra di chi guarda, piove dall'alto insieme alla luce. Questo avrebbe senso soltanto collocando il quadro qua, dalla parte privilegiata da un punto di vista liturgico, in cornu evangelia, la parte destra del celebrante quando si volta verso il popolo. Ma per ragioni gerarchiche, la parte più importante doveva toccare a Pietro e non a Paolo, perché è lui l'apostolo più importante, il fondatore del papato. Probabilmente, mentre la cappella era ancora in lavorazione, sappiamo che Tiberio Cerasi la fa ricostruire
e la fa ricostruire a Carlo Maderno, perché qui accanto a Caravaggio e a Annibale Carracci c'è anche l'architetto del Papa, l'architetto della Basilica di San Pietro, uno dei più grandi architetti di questo momento. Probabilmente stipulando un contratto quando ancora non si ha ben idea della situazione definitiva della cappella, si fa un errore e si dice a Caravaggio di immaginarsi la conversione di San Paolo qui alla nostra sinistra, cioè alla destra del celebrante quando si rivolge verso il popolo, ma lì non poteva andare. E questo forse è il motivo per cui l'opera viene rifiutata, non per un'insufficienza di Caravaggio, stavolta non per una sua eterodossia, ma per una ragione che a noi sembra secondaria, ma che invece è fondamentale, perché le opere nascono per un contesto. Caravaggio si trova, dopo la Contarelli, a raccontare due storie sacre. Come le racconta? La crocifissione di San Pietro è pensata un po' come la vocazione di Matteo nella Contarelli, cioè in un grande silenzio. Non c'è lo spazio che Caravaggio aveva nella Contarelli, ha bisogno di fare delle figure monumentali, decide di costruire con i corpi, in primo piano, tutta la sua palla d'altare. Questi corpi sono corpi in larga parte anonimi. La storia è nota ed è una storia che non sta negli atti ma sta nel cuore della tradizione. San Pietro, nel momento in cui deve affrontare il martirio, non trova il coraggio di farlo e fugge da Roma. Annibale Carracci rappresenta proprio sopra la scena in cui San Pietro, che fugge da Roma, Roma alle sue spalle, incontra chi? Incontra il suo Signore, il Maestro Gesù, che torna verso Roma con una croce sulle spalle. Pietro gli dice: ma signora, dove stai andando? Domine, quo vadis, dove vai? E Gesù, sorridendo di fronte all'ennesimo tradimento del primo Papa, gli risponde: vado a Roma, torno a Roma a farmi crocifiggere la seconda volta al posto tuo, che non hai il coraggio di farlo per me. Pietro capisce, torna indietro e accetta di essere crocifisso, e per umiltà vuole essere crocifisso a testa in giù, perché non è degno di morire come il suo Signore. Caravaggio sceglie il momento meno nobile. Pietro non sta parlando, non sta aspirando, non si sta rivolgendo a noi. È un momento del tutto funzionale, se volete del tutto servile. È un momento di servizio. La croce faticosamente viene innalzata. Non c'è quasi cattiveria, non c'è malizia in questi che fatichiamo a chiamare aguzzini, dobbiamo chiamare lavoratori, operai, sono degli ingranaggi muti, inconsapevoli e incolpevoli di un male terribilmente banale, materiale e, come dire, ordinario, seriale. Quante croci hanno innalzato? Perché questa dovrebbe essere diversa. Hanno coscienza di quello che stanno facendo? Sembra di no, almeno Caravaggio non sembra dircelo in alcun modo. Ce ne nega i volti, ma ne vediamo i corpi atteggiati in tutti i modi. Un campionario di modelli. Possiamo immaginarci i veri lavoratori, gli operai che trovava in giro per Roma portati nel suo studio, senza nemmeno farli spogliare. Sono tutti in abito contemporaneo, sono in abito secentesco, non li mette in abito apostolico. Lo stesso Pietro è un modello ricorrente che troviamo tantissime altre volte nei suoi quadri, è in mutande, l'ha fatto spogliare completamente, ha fatto gettare a terra le sue vesti, la vanga, è una vanga che Caravaggio avrà chiesto in prestito a qualcuno, se la sarà portata nello studio, e come dice Roberto Longhi sembra una calcara abbandonata, davvero ci sembra l'esecuzione, un'esecuzione fatta in una cava in tempi moderni. Non c'è nulla di celeste, non c'è nulla di divino, non c'è nulla di trascendente. Tutta la trascendenza qui è lasciata da Annibale Carracci, con la sua luce, con i suoi gesti meravigliosamente enfatici. Qua davvero di sacro c'è pochissimo e la prima cosa da cui si viene accolti sono i piedi sporchi di uno dei carnefici in primissimo piano. Dall'altra parte, quella che Bellori, nella vita di Caravaggio, descrive con pochissime parole. Dice: nella chiesa della Madonna del Popolo, entro la cappella dell'Assunta, dipinta da Annibale Carracci, sono di Mauro del Caravaggio i due quadri laterali, la crocifissione di San Pietro e la conversione di Paolo, la quale storia è affatto senza azione.
Questa è una frase chiave di Bellori, perché aiuta a spiegarci come si leggeva il rapporto fra Caravaggio e la pittura di storia nel momento in cui, dopo la Contarelli, si affaccia nella Cerasi e diventa chiaro che sarà uno dei protagonisti della pittura di storia, della pittura sacra, della pittura sugli altari. Non c'è azione, Bellori rimane sconcertato. Come si fa a descrivere un quadro in cui non avviene nulla? In cui, come diremmo col linguaggio moderno, si blocca il fotogramma di una pellicola. Cos'è successo? Gesù è apparso, Paolo è stato sbalzato da cavallo, è caduto a terra e in questo momento è a braccia aperte, a braccia in croce e sta dialogando mentalmente. Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Gesù gli parla, nessuno lo vede, nessuno lo sente, ma lui sì, è una visione interiore. E il quadro è interamente occupato dal cavallo. È la conversione di un cavallo, scherzava Roberto Longhi nel senso letterale, il cavallo che si volta, il cavallo che si sposta, ed è il cavallo che possiamo immaginare condotto nello studio di Caravaggio come il bue di Courbet, per poterlo studiare dal vivo, fin nella bava che gli cola dal morso. Qui tutto ci sembra strepitosamente vero. Il palafreniere che regge il cavallo inconsapevolmente, che è un modello che reincontriamo in moltissimi altri quadri di Caravaggio di questo periodo, e poi la figura stessa di Paolo. Non succede rigorosamente nulla, eppure qua cambia la storia. Qua Saulo diventa Paolo, diventa l'apostolo delle genti, diventa il più eloquente degli apostoli, diventa colui che porterà in tutto il mondo la parola. Un quadro di silenzio che prelude invece all'avventura del più grande apostolo della parola cristiana. Sono due modi di raccontare la storia sacra negandola. Non è storia, si potrebbe dire, perché se non c'è azione non c'è nemmeno storia. È un modo davvero completamente nuovo di pensare e di narrare gli eventi. Qui c'è una frattura che darà i suoi frutti veri solo nell'Ottocento, solo nella pittura moderna. Caravaggio tocca subito uno dei suoi vertici. Forse non riuscirà mai più nemmeno lui a raggiungere questa concentrazione, questa strepitosa intensità emotiva. Non si riesce a staccare gli occhi da questo Paolo per sempre fermo, buttato per terra in modo che sembra quasi venire giù dal quadro, pioverci addosso, a braccia spalancate, in un dialogo in cui davvero la dimensione religiosa è tutta interiore. Nulla è concesso all'esteriorità, non vediamo luci, non vediamo angeli, non vediamo nessuna teofania, nessuna manifestazione nei sacro. Il sacro, se proprio vogliamo trovarlo, va trovato dentro di noi, sembra dirci Caravaggio.